Gli Etruschi hanno sempre avuto un certo fascino, per via dei molti misteri che ancora oggi non fanno dormire bene gli archeologi, per esempio quello delle loro origini. Infatti gli Etruschi avrebbero a che fare con il mito dei giganti, con quello di Agarti e della Terra Cava, ma anche con l'antico popolo dei Pelasgi, erede di Atlantide. La storia degli Etruschi inizia probabilmente attorno al 1200 a.C. in Lidia, una regione della Turchia. Per cause ignote, un gruppo di coloni partì da quelle terre, guidati dal re Tirreno, per giungere in Italia. Per questo il mare porta ancora il suo nome. Non possiamo escludere che la causa dei loro problemi possa essere stata l'esplosione del vulcano di Tera, l'odierna Santorini. Questo cataclisma interessò tutto l'Egeo e potrebbe aver causato anche quelle che nella Bibbia vengono descritte come le piaghe d'Egitto. Pensate che i geologi hanno anche trovato tracce delle ceneri di questo vulcano addirittura in America. Secondo altre teorie, le origini degli Etruschi sarebbero da ricercare nei Pelasgi, un misterioso popolo di navigatori, probabilmente discendenti dagli abitanti di Atlantide, il leggendario continente perduto. Quando Roma venne fondata nel 753 a.C., nella terra degli Etruschi sorgeva già una civiltà raffinata e pacifica. Fu proprio il loro atteggiamento nei confronti della guerra a far sì che, lentamente, venissero assimilati dai Romani nel corso dei secoli. Di tutti e sette i re di Roma, gli ultimi tre furono Etruschi. L'ultimo, Tarquinio il Superbo, venne cacciato dalla città nel 510 per via della sua condotta. Dopo di lui, il popolo di Roma fondò la Repubblica. Ma torniamo agli Etruschi. La prima città a essere stata fondata dagli Etruschi in Italia potrebbe essere stata Tarquinia. Poi sorsero anche Veio, Vetulonia, Vulci. Nel corso del VI secolo dovettero combattere contro i Greci per il controllo del Mar Tirreno e vinsero, in quella che dagli storici è considerata la prima vera battaglia marittima dell'antichità. Come accade sempre in questi casi, oltre a esserci uno scontro, ci fu anche un incontro. Gli Etruschi rimasero affascinati da certe caratteristiche proprie dei Greci. La stessa cosa accadrà anche ai Romani nei secoli successivi. Così, per esempio, gli dei Etruschi Leta, Laran, Maris e molti altri ricordano molto quelli greci. Anche il semidio Ercole nasce in Grecia, ma poi viene adottato dagli Etruschi e in seguito dai Romani. Questi popoli condivisero ben presto anche l'architettura, l'arte scultoria e il modo di vestire. Ma quello degli Etruschi fu anche un popolo misterioso, basato sulla religione e la magia. Era usanza degli aruspici, per esempio, quella di sacrificare agli dei degli animali e leggerne le viscere per predire il futuro. Molto interessante è il fegato di pietra rinvenuto a Piacenza. Si trattava di una sorta di manuale utilizzato dagli aruspici per compiere al meglio il loro lavoro. E poi non dimentichiamo il terribile dio Carno, che poi diventerà Caronte, che nelle pitture murali compare sempre dipinto di blu, con tra le mani un martello che utilizzava per sigillare le porte degli inferi. A tal proposito, molto interessanti sono le necropoli etrusche. Quelle che vi mostreremo tra poco sono le tombe della necropoli di Populonia Baratti, città importante per la produzione del ferro in età antica. Nella parte alta della città sorge un imponente castello di età medievale, testimone di secoli di storia. Nella parte bassa del parco archeologico si trova la necropoli di San Cerbone, dove sono presenti tombe di vario tipo, principesche o a sarcofago. Le tombe a tolos, di pianta circolare, ricordano quelle micenee, ma anche i nuraghi sardi. Un corridoio conduce all'interno della stanza sepolcrale a finta volta, proprio come accade nelle tolos greche. Lungo la cosiddetta Via del Ferro si trovano interessanti tombe a tumulo e strutture che venivano utilizzate per la lavorazione del ferro. Non dimentichiamoci infatti che risale proprio agli Etruschi la prima lavorazione dei metalli in Italia. Bronzo e ferro. In alcuni casi sono state anche trovate delle spade etrusche, ancora belle e lucenti, come se fossero state appena forgiate nonostante avessero circa 2500 anni, perché il ferro di cui erano fatte era chimicamente puro e quindi non soggetto a ossidazione. Non è l'unico caso, ma il vero mistero è che nell'antichità si trovano molto raramente oggetti in ferro di questo tipo, di tale purezza, perché è molto difficile da realizzare con la tecnologia di cui disponevano i popoli del passato. Eppure ogni tanto capita di trovarne qualcuno. Ricordiamo per esempio il pugnale scoperto nella tomba del faraone egizio Tutankhamon, di ferro meteorico puro al 99%. Secondo il mito, i primi fabbri furono i Titani, ovvero i giganti, discendenti di Atlantide. Sia in Sardegna sia nella penisola sono stati trovati, in rare occasioni, i resti di individui che, per via della loro altezza, potremmo definire giganti. Nel 1902 ne venne scoperto uno nella campagna di Monte Leone, vicino a Spoleto, in un importante sepolcro etrusco.
il teschio e le ossa erano molto grandi, considerando che, da quel che si sa, i popoli italici non erano molto alti. Questi resti appartenevano a un uomo alto almeno 2 metri e 20 centimetri, e non furono i soli a essere rinvenuti. Vicino a questa tomba se ne trovarono anche altre, simili alla prima, contenenti i resti di uomini di straordinaria grandezza. Anche nella storia di Viterbo, scritta da frate Annio, si parla del ritrovamento di resti giganteschi in età etrusca. Ossa simili vennero scoperte anche a Saturnia, città fondata dai Pelasgi. Qui si trovano ancora oggi delle mura megalitiche e poligonali molto antiche, a dimostrazione del livello tecnologico di questa civiltà. Gli Etruschi furono i primi in molte cose, in effetti, anche nello scavare tombe nella roccia. Camminando tra gli alberi di sughere e lecci, tra le tombe scavate nella roccia calcarea, sembra quasi di ritornare indietro nel tempo e di percepire la presenza degli spiriti che qui hanno dimora. Spettacolare è anche la cava delle grotte. Un'imponente facciata introduce numerose tombe a camera, risalenti al IV-III secolo a.C. Le necropoli sorgevano nei pressi della città, perché rivestivano un'importanza particolare. Nelle tombe erano conservate le ceneri degli avi, rese immortali proprio dal ricordo dei vivi. Per gli Etruschi la morte non rappresentava la fine di tutto, ma un nuovo inizio. Tra i tanti misteri etruschi non si può non citare quello della tomba di Porsenna. Dopo aver combattuto contro i Romani, morì. Plinio il Vecchio, citando Varrone, scrisse che il re etrusco venne sepolto a Clusium, l'odierna Chiusi, all'interno di un labirinto impenetrabile coperto da 5 piramidi alte una 50ina di metri, 4 agli angoli e una al centro. Da almeno il XIX secolo avventurieri e archeologi partono alla ricerca di questo monumento così misterioso. Sotto la città di Chiusi sono state scoperte moltissime gallerie, ma nessuna di queste porta alla meravigliosa tomba di Porsenna. Tornando alle origini di questo popolo, c'è anche chi connette gli Etruschi ad Agarti e alla Terra Cava. In effetti, in territorio etrusco, sorge ancora oggi il lago di Bolsena e al suo interno l'isola Bisentina. Secondo una leggenda, nascosta su di essa, ci sarebbe un passaggio che porterebbe alla misteriosa Agarti, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Non sappiamo quanto possa esserci di vero, ma fin dall'antichità il lago di Bolsena è stato luogo di avvistamenti ufologici. Potrebbe esserci un nesso tra gli UFO e il mondo sotterraneo, dato che, secondo alcune teorie, questi UFO avrebbero le loro basi proprio sottoterra, sotto gli oceani, i mari e i laghi. Per concludere, vi ricordiamo che gli Etruschi si interessavano anche di parapsicologia, reincarnazione, telepatia e rabdomanzia, che sfruttavano per trovare acqua e minerali sottoterra. Erano pacifici e curiosi per natura, per questo gli Etruschi credevano anche in una continuità dopo la morte, secondo una concezione prettamente orientale. Cosa ci hanno lasciato quindi gli Etruschi? Il loro lascito siamo proprio noi stessi. Molti dei rituali praticati a suo tempo dai sacerdoti etruschi fanno oggi parte della tradizione popolare toscana. Ma non solo. Uno studio effettuato dall'Università di Firenze ha rivelato che gli Etruschi erano strettamente imparentati con i loro vicini italici, escludendo così, a quanto pare, le loro origini anatoliche o asiatiche. Tuttavia, la loro lingua rimane ancora un mistero, perché non presenta caratteristiche in comune con le lingue indo-europee. Questo significa che c'è ancora molto da scoprire. La ricerca continua. E continua anche grazie ai libri. Vi consigliamo Etruscologia di Massimo Pallottino, uno dei massimi esperti in materia, o Epli Editore. Italia, Mistero Cosmico di Peter Colosimo, Sugarco Edizioni. L'autore non ha bisogno di presentazioni, questo suo libro è dedicato interamente all'Italia e ai suoi misteri. Giganti Etruschi, storie e leggende dei figli della Terra, di Giovanni Feo, edizioni Stampa Alternativa. Inoltre, per realizzare questa puntata ci siamo serviti del Giornale dei Misteri, in particolare dell'articolo Svelato il mistero degli Etruschi, di Dino Orlandi, che troviamo nel numero 8, anno 1971, pagina 49. Dell'articolo Vita e spiritualità degli Etruschi, di Luciano Gianfranceschi, presente a pagina 7 del numero 15, anno 1972, e di Superstizione e magia del popolo etrusco, sempre del Gianfranceschi, a pagina 33 del numero 16, anno 1972, de Il giornale dei misteri.